Buongiorno, benvenuti al nuovo aggiornamento Pilates di FIF, in cui andremo ad elaborare gli esercizi MAT in coppia, delle variazioni di esercizi MAT. Oggi vediamo il side kick. Chiedo alle mie allieve di mettersi in decubito laterale. Come negli altri video, gli esercizi in coppia cosa mi serviranno? Serviranno sia da un punto di vista propriocettivo, per aiutare l'allieva a capire correttamente su cosa stare attento, sia anche come sfida. Quindi la mia allieva funge da piccolo attrezzo, praticamente da props. Quindi le mie allieve si sono poste in decubito laterale, in una posizione principiante, quindi con la gamba piegata, e piede contro piede. Importante sentire la spinta di un piede contro l'altro. Da qui cosa andiamo a fare? Le chiederò di andare a mimare una sorta di bicycle. Nell'andare a fare la bici, chiederò alle mie allieve di non essere una la guida dell'altra, ma di cercare di guidare questa biciclettata insieme. Ne faccio 5-6 ripetizioni da un lato e 5-6 ripetizioni vado nel cosiddetto reverse bicycle. Cosa devo stare attenta? Devo stare attenta a mantenere sempre la mia anca su anca. Il fatto di avere il contatto con la mia amica mi aiuta soprattutto di astasare il femore dall'anca e mi aiuta anche a condurre il movimento, ma allo stesso modo mi fa sì che cosa? Mi fa sì di andare a creare più destabilizzazione a livello dell'anca. Da qui chiedo di andare ad allungare le gambe e di andare a sentire bene polpaccio contro polpaccio, quindi se ho bisogno mi avvicino leggermente. Perfetto. E andremo a mimare il side kick. Cosa gli chiederemo inizialmente? È di andare a fare un kick front, quindi andremo a portare il piede a martello e al soffio dell'aria porto la gamba in avanti ed inspirando ritorno. La mia compagna mi rappresenta il limite del movimento. Faccio altre 3 volte l'esercizio, stando attenta sempre quando porto la gamba in avanti di mantenere correttamente la posizione dell'anca e di non andarmi a chiudere su me stessa. E rimango. Rimango in posizione e chiedo alle mie allieve al soffio dell'aria di andare a spingere gamba contro gamba in modo tale da cosa fare? Andare a lavorare sugli ischio crurali, andare ad allungare i flessori dell'anca. E la resistenza mi fa sì che permetta alla mia allieva di percepire meglio cosa vuol dire stabilizzare il bacino in neutro in isometria mentre cerco di attivare gli estensori dell'anca, che solitamente in questo caso sono un po' arrabbiati e quindi tendono a non estendersi bene perché sono messi a sfavore rispetto ai flessori che tendono invece a portare il bacino in avanti, quindi flessione dell'anca. Mettiamo i due esercizi insieme, quindi, e prendiamo la respirazione tipica del side kick. Cosa andremo a fare? Andremo ad inspirare kick front e al soffio dell'aria vado a spingere gamba contro gamba. Perfetto. Lo faccio ancora per un paio di ripetizioni, cercando di essere sempre più incisivi nella spinta e nel controllo corretto del mio bacino in neutro e di sentire proprio l'idea di un ferretto da stiro a livello dei flessori dell'anca quando vado a sentire la gamba della mia amica.